Si è svegliato in testa alla classifica il Como, una posizione sulla quale nessuno avrebbe scommesso ieri sera alle 20.08, quando gli azzurri erano sotto di 3 gol in casa contro la Pro Patria in un primo tempo da dimenticare. Mezz'ora di blackout totale per i lariani in balia della squadra bustocca, capace di fare 3 gol in 17 minuti, al 20° e al 27° con Del Rico e al 37° con Serafini. Ci entravano dappertutto, sembravamo il burro, però succede quei momenti di confusione, però... Quando vai sotto 3-0 è dura, però siamo entrati negli spogliatoi e ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto che se incominciamo a giocare come sappiamo giocare ci si poteva fare, e così è stato. Decisivi prima dell'intervallo l'ingresso di Ganz al posto di Comentale e il gol di Rolando al 40° che permette agli azzurri di tornare a crederci e di chiudere il primo tempo almeno sul 3-1. Alla ripresa il cambio di testa e di passo. Un Como incontenibile, sostenuto da un altrettanto incontenibile Sinigaglia, prende in mano la situazione ribaltandola completamente. Al 49° gli azzurri riducono la distanza e vanno sul 3-2 con Fietta di testa su calcio d'angolo. 2 minuti dopo la Pro Patria resta in 10 per l'espulsione di Baclé. Quindi al 57° il Como trova il pareggio con Defendi e al 60° passa definitivamente in vantaggio con Le Noci. Finisce 4-3 al Sinigaglia dopo 90 minuti al Cardiopalma. La remontada è servita. Questa partita ci può solo che portare ulteriore entusiasmo, quello che sta facendo la differenza ora. Ci porterà entusiasmo e consapevolezza che oltre a avere qualità tecniche e tattiche abbiamo qualità caratteriali.